Bonjour, madame, monsieur, buongiorno a tutti. Allora, spero siete bene. Oggi farò una cosa un po' diversa, che è il coq au vin, ovvero il pollo al vino, un piatto tradizionale francese. Allora, cosa è successo? È successo questo qua, che in realtà coq in francese significherebbe gallo. Guardando in tutti i vari video, ricette francesi, inglesi, questo, quell'altro, quest'altro, praticamente tutti quanti lo fanno con il pollo. Però ho detto, sarebbe gallo. Allora, cosa è successo? Mi hanno praticamente, ho ricevuto in questo periodo un gallo vero e proprio. In omaggio, allora ho detto, teniamo fede alle parole e facciamo il gallo. Per cui quello che farò oggi non è pollo, ma bensì è proprio gallo, vero e proprio di terra, perché è di una persona, insomma, che ne ha diversi. Purtroppo io ho fatto la fine, diciamo così, la fine di un pittolo, ecco, e per cui farò questa cosa qua. Allora, la marinatura che vedete era una marinatura abbastanza classica, perché ho guardato molte ricette e tutti dicono che la propria ricetta è originale e tutti la fanno diversa. Cioè, non ce n'è una che sia uguale all'altra e tutti dicono la mia è quella originale. Per cui cercherò di fare un po' come mi sento, tenendo abbastanza fede a quello che è quello che ho visto alla ricetta originale. Comunque adesso vedete la marinatura che è fatta con più o meno le solite spezie: timo, rosmarino, pepe, sedano, carote, cipolle e adesso la vedete, eccola qua. Tornati. Questa è la marinatura, ve la faccio vedere. E questo è il risultato del gallo. Ne prendiamo su, eccolo qua, che si è proprio imbevuto benissimo per 24 ore e anche più, se devo essere sincero, nel vino rosso. Io ho utilizzato un vino, dicono di utilizzare i vini di Bordeaux. Io ne ho trovato uno un po' simile, che si chiama Otto Bucce ed è veramente buonissimo. Adesso io andrò a separare la marinatura dal gallo e poi andrò a cucinarlo con funghi, cipolle, carote, aglio, farina. Anche qui la farina, c'è chi usa la farina, l'amido di mais, dipende insomma. Del cognac, in questo caso io non uso il cognac ma uso il brandy, e più o meno ci siamo. Ecco,
Poi le specchie sono un pochino a piacere e cosa ho dimenticato? Ma che ho detto? Sale, queste cose qui che ci sono sempre e buona visione e ci sentiamo più tardi. Oh, come in su.
gallo al vino. Adesso andiamo ad impiattarlo e poi lo assaggerò. Io ho già assaggiato il sugo ed era buonissimo, veramente, non credevo. Vediamo come viene. Ragazzi, è buonissimo, è veramente buonissimo. Non credevo perché, vi dico la verità, essendo molto stopposo il gallo, pensavo venisse una cosa un pochino non tanto giusta, e invece è veramente buonissimo. E una cosa mi sono dimenticato. Tutte le ricette che io faccio, ok? Io le faccio in queste pentole qua, che vabbè, è una mia scelta. Ma nessuno vieta di fare queste ricette che io vi ho fatto vedere nei vari video con altre pentole e in altro modo. La cosa che a me piace e andate sul sicuro è che la cottura deve essere lenta. Con cottura lenta qualsiasi cosa diventa come il burro, anche il gallo. Grazie, ciao!